Benvenuti in un nuovo video e finalmente non ci posso credere, la stavamo aspettando tantissimo. Quella di la classica, diciamo, la mensile l'abbiamo già aperta, vi lascio il video che ho fatto per il video assaggio. Siamo qui per aprire la Cold Box. Ordinata era fine agosto 2021? Era novembre. Novembre. Mese di novembre. Sì, perché a settembre è arrivata la prima. A marzo. Marzo 2022 è arrivata la prima Cold Box. È vero! Poi adesso. Perché quella è marzo e esatto, l'abbiamo ordinato tanto tempo fa. Che poi alla fine si potevano ordinare fino al mese scorso. Sì. Però ci siamo anticipate perché meglio così. Sempre noi con l'ansia. Eccola qui. Pesa. Vabbè. No! No! Spoiler! Vai, una cosa già maggio. Che cos'è? Parmacotto fesa di tacchino 100% carne italiana. 100 grammi. Sono due perfettine. Sì. L'altra volta noi abbiamo provato il prosciutto cotto. Quando questo è un marchio proprio leader. Ok. La fesa è la cosa che mi piaccio. Va bene, ti lascialo qua. Questo non è niente. Ah, forse l'ho rotto. Sì. Benissimo. Che sono? Pasta fresca De Angelis. Ravioli con Beyond Meat. Sono vegan. È una cosa vegan. Quindi non c'è la carne macinata all'interno. È un prodotto vegan. Ci sta. Chissà. Vabbè. Da provare. 250 grammi, anche senza glutine. Oh. Olive verdi cerignola 180 grammi marchio Ficacci. Ecco, friendly. Belle grandi. Sono buone. Sono veramente enormi. Ok. Vai. Poi. Prendi quello che abbiamo visto. Sì, questo. Ma va nel frigo o nel congelatore? Nel frigo. Nel frigo. Della Müller. Mini pepite al gusto di yogurt bianco ricoperte di cioccolato. Adoro. Pesco io. Va. Molto vegan. Sempre il marchio De Angelis. Pasta. Prima che si scaricasse la videocamera, vi stavo facendo vedere queste tagliatelle al cavolfiore. Guarda, non lo so cosa ci uscirà, però forse una challenge si riesce a fare. Sì, sì. Dopo tanto tempo, sì. Vai, pesca. Poi prendo questo. Vai. Che è incartato. Secondo me è una zuppa. Che ricotta. Questo marchio lo incontriamo sempre. Maestro Archimede Sabelli, ricotta di affioramento senza lattosio. 100% latte italiano, 300 grammi. È tanto. Di ricotta. Magari anche con la pasta. Ah, a te non piace. L'oro sempre. Ma no, ma perché? De Puis Sauvignon. Tronchetto di capra stagionato. Sempre. Questo sempre. Cambia versione, ma il marchio è sempre quello. Vai, che dopo questi lo butti subito nel frigo. Poi. Però ci sta perché è sfizioso. Questa che cos'è? La robbiola. Bontà viva. Questa è la robbiola. Questo secondo me è da 100 grammi. Con i cavolfiori. Pure. Va bene che ci metti dentro per forza. Anche un qualcosa. Sugo. Sì, anche un sugo. Che cosa? Mamma Emma. Questo lo sai che mi sembra? Secondo me questi si trovano all'Esselunga. Ditemi voi, ma ho questa sensazione. Mamma Emma, gnocchi con zucca fatti con 100% di patate fresche cotti a vapore. Ottimi spaghetti. Hai proprio una vasta scelta. Sì, sì. Poi. Salumi Boschi Fratelli. Tradizione di qualità. Strolghino. Sempre di Parmacotto, eh. Oh, questi sono buoni. 90 grammi. Scusaci, papà. Per dire questa cosa. Questo ultimo. È zucca. Ultimo prodotto. Alla fine sono sempre le stesse cose. Wow. Volevi la zucca? Bontà viva, nuova. Bontà viva, bifidus, fibra, vene e noci. C'è anche a me questo. Wow.
quindi sono molto contenta. Capoioi, adoro, eccolo qua. Ok, diciamo che veloce veloce le brochure che sono arrivate, poi posiamo tutto. Allora, bocchetto di capra 3,29, olive 2,90, la robiola 0,99, i ravioli con Beyond Meat 3,99. Lo dice qua che cosa ci sta? Macinato con piselli e proteine di riso dal gusto incredibile. Wow. Poi, tagliatelle al cavolfiore 3,99, Müller Mini 2,49, Parmacotto 3,80, no. Parmacotto il salame 3,11 €, gnocchi di patate con zucca 2,99, bifidus avena e noci 1,55 e la ricotta di Isabelli senza lattosio 2,39. Alla fine ci sta, sono tutti comunque prodotti di qualità. Vada 13,99? Sì, cioè, ci sta proprio con 13,99. Già partendo la ricotta, l'altro ci sta tutto. Io la prenderò sempre, anche se ci sono comunque prodotti latticini che non mi fanno impazzire, però. Questo formaggio di capra onnipresente, va ci bene. Ci sta. E quindi nulla, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Non lo so se riuscirò a farvi una bella challenge, altrimenti poi nei vlog proveremo comunque tutto. Quindi nulla, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao.